sei su voci.fm. Amici di Voci FM, un saluto da Marco Picchio. È di doppiaggio che parliamo con la giovane ospite di oggi, di doppiaggio e di audioletture. Marchigiana, classe 1992, quindi veramente molto giovane, Giulia Segreti. La salutiamo. Buongiorno, salve Giulia, benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi ospitato qui, è una grande emozione. Noi siamo felici di conoscerti, anche se non proprio personalmente, comunque di sentire la tua voce al telefono. Allora, salutiamo anche Marco innanzitutto. Marco Cognini, dico bene? Sì. È in arte Barone Mark Hill, visto che fate coppia sia nel lavoro che nella vita, mi pare di aver capito. Sì, sì. Ecco, quindi una coppia affiatata da quanto tempo? Allora, ci siamo conosciuti proprio appunto per queste audioletture, perché cercavo una voce per un libro. Poi ho notato anche che era vicino qui a casa mia, quindi pochi passi. Ci siamo visti, ci siamo innamorati, ecco, è nato questa storia, ormai è 3 anni che stiamo insieme, quindi... Già una storia consolidata, Sì. Allora, senti, amanti dei libri, dei fumetti, come e quando è cominciata la vostra esperienza nel mondo del doppiaggio? Quindi qual è stata la scintilla che ha acceso questa fiamma? Io ero piccolina, avevo nemmeno 9 anni. L'ho iniziato per gioco. Poi da lì è nato anche le audiolettture. Volevo proprio far uscire le parole dal libro. Così sono nate queste letture speciali che hanno sia gli effetti speciali, la musica, ma poi c'è anche il recitato, insomma, ecco. Veniamo proprio a queste audioletture, quindi faccio qualche titolo: After, Divergent, Hunger Games, Colpa delle Stelle, 50 sfumature, che poi è quella che forse vi ha portato veramente fortuna. Tutti titoli importanti, no? Però sono amori drammatici, scenari post-apocalittici, perché questi e non altri? Perché io amo proprio le parti drammatiche, cioè dove c'è la disperazione, dove si urla, insomma, mi piace moltissimo anche in modo teatrale proprio rappresentarlo. Ma qualcosa di classico vi è venuto in mente mai di farlo? Di diverso? Sinceramente no, a me tanti anni fa sì, però non abbiamo mai guagliato, come si dice. Voi siete l'esempio vivente di come oggi il successo anche nel mondo del doppiaggio passi per i social, ecco. A un certo punto quindi decidete di aprire questo canale YouTube ed è boom. Sì, diciamo dalle letture di Shadowhunters c'è stato questo boom che è molto seguito. Poi io cercato di portare le letture di 50 sfumature, che anche lì è esploso, perché a parte una cosa molto erotica, però alla gente è piaciuto, insomma, piace. Come ti sei trovata in questo ruolo un po' erotico, mettiamolo fra virgolette, che hai detto tu? Mi è piaciuto, mi piace moltissimo Anastasia Steele. La seduzione attraverso la voce è una cosa nuova che ho sperimentato, diciamo così. Quindi sei, tirando un po' le somme, un autodidatta? No, io ho fatto però 6 anni fa il corso di doppiaggio da Roberto Chevalier a Roma. Ok. Poi ho fatto teatro, c'è ancora tanto da imparare, ecco. Allora, qualche numero dei vostri canali social me lo puoi dare? Sì, io ho 29.000 iscritti, mentre il mio ragazzo ce n'ha di più, ce n'ha 35.000. Parliamo di YouTube in questo caso, sì, giusto? Di YouTube. Beh, un bel numero, posso dire che siete degli influencer, usando questo termine forse che adesso gira un po' tanto, no? Cosa si devono aspettare nel futuro i vostri fan? Qualche progetto anche nell'immediato? Adesso stiamo prendendo i libri di molte scrittrici che si commissionano, quindi siamo anche aperti a questo, insomma, leggiamo anche libri di altre scrittrici. E per invece saghe, trilogie, ancora non so, però sicuramente sì, After, continuiamo After, che è molto importante. Darker, cioè dal punto di vista di Christian Grey, che è 50 sfumature, perché come si fa a non dire più no? Cioè, è ovvio, non si può. Non ce la faccio a dire di no. Giulia, senti, in chiusura un consiglio per gli amici della nostra community, che sono migliaia, quella di Voci FM, che si approcciano al mondo del doppiaggio, quindi come si parte, come si può entrare in questo mondo? Beh, oltre al talento ci vuole sia fortuna che passione, tanta passione, provare, chiedere. Quindi comunque perseverare poi alla fine, perché sì, senza mai cedere, perché poi magari quando ci sono le capacità, se uno insiste da qualche parte arriva sicuramente, no? Sì, cioè, insomma, mai abbandonare, ecco, i propri sogni, cercare, provare. Senti, ti chiedo un saluto da parte tua agli amici di Voci FM, ce lo fai? Ciao Voci FM, vi saluto e vi abbraccio tantissimo, da Giulia Segreti. Un bacio Giulia, grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Voci.fm, il sito delle voci.